Presentato nella mattinata di sabato 13 aprile a Portici il nuovo soggetto politico di centrosinistra Rinnovamento Democratico Adesso. Promotori di questo movimento, che darà vita ad una lista civico-politica, Fernando Farroni e Daniello Pignalosa, ex assessori della Giunta Cuomo, e il giovane consigliere uscente Pasquale Sannino. Una lista che alle prossime amministrative sarà al fianco del magistrato Nicola Morrone, il quale, dopo essere stato nel governo cittadino sempre con il neo senatore Cuomo, ne era uscito sbattendo la porta. Oggi lo stesso Marrone si dichiara PD, ma la scelta di candidarsi come alternativa a Iacone, uomo voluto dai democratici porticesi per la scalata alla poltrona di sindaco, nasce, a detta del magistrato, dall'esigenza di dare una svolta alla politica locale. Rinnovamento Democratico Adesso si propone come gruppo di giovani che intendono abbandonare la vecchia politica e superare le lobby di partito che ingabbiano appunto la voglia di rinnovamento. Una candidatura che resta a centrosinistra pur essendo stato assessore di un governo di centrosinistra con Cuomo, dal quale poi è stata presa una certa distanza. Resta comunque una candidatura di centrosinistra appoggiata da uomini, da esponenti di centrosinistra. Certo, assolutamente, lo abbiamo detto con chiarezza sin dal primo momento, anzi dirò qualcosa in più. Noi abbiamo anche come dire, volutamente eliminato quel trattino tra centro-sinistra, che troppo spesso genera dei equivoci in politica. Ci siamo rivolti al centro e alla sinistra, perché riteniamo che anche un momento importante del centro, dal punto di vista politico, rappresenti diciamo, in un sistema equilibrato una componente fondamentale. E quindi assolutamente rimaniamo, come dire, fedeli alle dichiarazioni che abbiamo fatto sin dal momento in cui abbiamo presentato l'operazione di rinnovamento centro. Non si rischia di spaccare troppo il centro-sinistra a favore di altri componenti? Io non credo che si corra il rischio di spaccare il centro-sinistra. I tatticismi oggi probabilmente devono essere abbandonati. Oggi bisogna presentare dei progetti chiari alla cittadinanza. E il vero tratto distintivo, il vero segno del cambiamento sta lì. Non si tratta di fare giochi tattici per capire se può spaccarsi una coalizione o un'altra. Io credo che un candidato sindaco abbia il dovere di presentarsi alla propria città, al proprio territorio, dicendo chiaramente cosa vuole fare. E chiaramente su quello poi ovviamente lavora per costruire un sistema di consensi e di equilibrio nel bacino di appartenenza in un'area geopolitica che è sempre stata quella per me di riferimento. Una coalizione che va allargandosi, come è stato detto in conferenza stampa, in questo momento su quante liste, su quanti componenti importanti appoggiano questa candidatura? Credo che sia ormai pubblica la notizia che diciamo, alle tre liste civiche e ai tre partiti che inizialmente hanno aderito, cioè SEL, Socialisti e Verdi, insomma, c'è stata anche l'adesione dell'UDC, che ritengo un momento politico fondamentale, proprio per il discorso che accennavo prima. Ed oggi, con quest'altra lista che abbiamo presentato, che, come sottolineava Nando, ha un valore decisamente politico e non civico, credo che abbiamo completato un quadro politico di assoluta attenzione. È ovvio che ci sono dei tempi che dettano la necessità anche di chiudere un quadro politico, ma è altrettanto vero che noi abbiamo sempre dei ragionamenti aperti. In politica i ragionamenti devono rimanere aperti a tutte quelle forze che pensano di poter confluire sui tuoi principi e sui tuoi valori. Quindi nessuna preclusione di massa, questo è il quadro politico che si è delineato, siamo sempre sul territorio e siamo pronti a dialogare con tutti, ma io credo che poi un dialogo costruttivo in realtà debba essere fatto anche con le forze che si propongono in campo avverso, perché poi l'interesse fondamentale, e questo è il messaggio che deve passare, è il bene pubblico, è il bene della città, quindi con gli stessi grillini, con l'espressione del centrodestra, ma con lo stesso PD che ha deciso di esprimere un altro candidato. Noi siamo pronti al confronto aperto, spontaneo, sincero, ma tenendo tutti quanti sempre ben presente che lavoriamo per il bene della collettività, perché altrimenti diamo ragione a coloro che dell'antipolitica stanno facendo il loro strumento elettorale. A chiarire le posizioni di Rinnovamento Democratico Adesso, l'ex assessore della Giunta Cuomo, Fernando Farroni, che si è così espresso. Una presa di posizione, una lista politica, anche se definita civica, un allontanamento dal PD. Io sono un dirigente del Partito Democratico e tale mi sento. Ho un senso di appartenenza al Partito Democratico
e mi riconosco nel Partito Democratico a livello regionale e a livello nazionale. Sono stato costretto insieme a un gruppo di amici a fare questa scelta sul piano locale, costretto dal fatto che il Partito Democratico a Portici non è il Partito Democratico, ma è solo un partito, perché di democratico c'è solo il nome. Poi venite, diciamo, come giornale anche dalla zona di Castellammare, limitrofi a Castellammare, e potete vedere che nei giorni scorsi, domenica scorsa, a Castellammare, come in tante altre città d'Italia, Roma capitale, precedentemente anche in altre città, si sono tenute le primarie. Si sono tenute le primarie perché non perché l'hanno deciso sui territori, ma perché l'articolo 18 dello statuto del Partito Democratico sancisce che i candidati a sindaco vengono individuati attraverso lo strumento delle primarie. A Portici così non è stato, a causa di una serie di giochini. Si sono fatte una serie di riunioni fiume di esponenti politici che tutto avevano ma nulla di politico. Io le ho definite terapie di gruppo, una serie di terapie di gruppo che poi dopo si sono andate a determinare nella follia complessiva per andare a individuare la figura del candidato a sindaco, una persona a cui va la mia stima sotto il punto di vista umano e personale, che è Giovanni Iacone, ma che non rappresenta, e lo sa bene lui, il rinnovamento. Il rinnovamento che noi chiedeva Fernando Farroni insieme al gruppo di giovani amministratori o insieme praticamente a qualche amico anche di una maggiore esperienza politica come Nello Vignalosa, ma quel senso di rinnovamento che viene dalla base, che viene dai cittadini. Alla luce di questo noi avevamo un bivio. La nostra scelta era quella di correre da solo alle elezioni per sancire il principio che le regole ci sono in un partito perché vanno rispettate. Guardando il panorama politico porticese, c'è in campo la candidatura di Nicola Marrone, anch'esso, diciamo, una personalità, come lui stesso ha definito, che si riconosce nei valori del Partito Democratico. Riconoscendosi Nicola Marrone nei valori del Partito Democratico, avendo trovato con lui una convergenza quindi politica e programmatica, essendo presenti in questa coalizione partiti che hanno concorso con noi insieme a Enzo Cuomo a degli ottimi risultati per me in questa città che sono sotto gli occhi di tutti i cittadini, noi abbiamo inteso, diciamo, sposare questo progetto politico. Questo progetto io non con una lista civica, ma con una lista politica, perché il nostro progetto nell'immediato è quello di offrire un contributo forte alla candidatura di Nicola Marrone, ma in maniera prospettica ha un'ambizione forte e ampio respiro, che è quella di far diventare democratico il partito a Portici. Ciao, Fernando Farroni, politico da sempre vicino a Enzo Cuomo, ex sindaco di Portici, oggi senatore, Fernando Farroni assessore della Giunta Cuomo. Oggi con questa presa di posizione, con questo nuovo movimento che è stato presentato, una distanza anche da Cuomo? Allora, una distanza da Cuomo, diciamo, questa è la domanda più dolorosa che mi poteva essere fatta, perché il legame con Enzo Cuomo, umano e politico, è forte. Io sono onorato di aver fatto parte della sua squadra di governo, come so bene che lui è onorato di avermi avuto come compagno di viaggio in questo tempo. Insieme abbiamo concorso ai suoi successi e ai miei successi, i suoi non ultimo nell'elezione al Senato. In questo momento, diciamo, la nostra presa di posizione, che non è una presa di posizione personale, ma di un gruppo, è una presa di posizione politica non contro il suo gruppo, e questo ci tengo a chiarire, nella maniera più assoluta. Ho avuto modo di confrontarmi con Enzo in questo periodo. E dopo, diciamo, la sua elezione al Senato, purtroppo il partito a Portici è stato ostaggio di logiche, dinamiche e ragionamenti che hanno avuto tutto ma un poco sapore politico. E di conseguenza sono certo che, essendo il nostro progetto politico un progetto politico che non vuole discostarsi
da un'ideologia del Partito Democratico, sono certo che le strade si riuniranno e che si continuerà a collaborare insieme all'interno del Partito Democratico, ma al momento ciò non è stato possibile perché un gruppo dirigente del Partito Democratico, e non Enzo, ha violato delle regole e da parte nostra non potevamo subire ciò. Il nostro simbolo, il logo, diciamo, che abbiamo dato a questo progetto politico, adesso che è lo slogan della campagna elettorale di Matteo Renzi. Noi sappiamo bene che Renzi sta portando avanti una battaglia all'interno del Partito Democratico, la nostra scelta è diversa e non, pertanto non è che può essere appoggiata da Renzi in questo momento, però ritengo di farmi una domanda, diciamo, a me stesso e agli altri. Nel momento in cui alle prossime elezioni politiche il Partito Democratico candidasse una figura come Prodi o D'Alema senza fare le primarie, a quel punto Matteo Renzi costituirebbe un nuovo movimento, un nuovo partito, ed è questo quello che è accaduto a Portici. Aderire a questo nuovo movimento, a questo nuovo progetto politico per Portici, anche l'ex assessore Pignalosa, che è stato presente a questa conferenza stampa con delle idee ben chiare. Io voglio affermare questo, i valori del Partito Democratico sono i miei valori. La difficile e travagliata scelta di presentare un movimento civico nasce da una esclusiva motivazione, cioè il Partito Democratico nel suo insieme è una grande famiglia dove tutti dovevano respirare un'aria nuova, interpretando così il messaggio nazionale cittadino. In assenza di questa intesa nella famiglia del Partito Democratico si è determinata una diversità momentanea, sottolineo il momentaneo, di opinione e di intento, sicché io, in coerenza con la mia storia politica, ho dovuto affermare attraverso una scelta civica il perseguimento degli obiettivi primari di essere in linea con le nuove e mutate esigenze della città. Saremo quindi a vedere. Di certo oggi stiamo assistendo ad un confronto-scontro tra due PD, quello conservatore e quello appunto definito 2.0, riformista e votata al ricambio generazionale, pur proponendo giovani non del tutto nuovi alla scena.